prima di cominciare quest'oggi vorrei chiaramente mandare un pensiero per Drago, per il brutto infortunio che ha riportato quest'oggi. E sembrerebbe, dalle ultimissime notizie, che non ci siano fratture, quindi questo dovrebbe accorciare di parecchio il rientro in campo. Giocatore che domani, quindi lunedì, finirà gli ultimi esami, ma comunque il fatto appunto che non ci siano fratture dalla radiografia svolta in ospedale a Verona, insomma, questa è già un'ottima notizia. Passando poi alla partita, tre punti, che dire fondamentali è dire poco, sono tre punti che vanno a ridarci e probabilmente ci risarciscono in parte di tutti i punti persi immeritatamente fino ad oggi. Vedi, insomma, il pareggio svanito all'ultimo secondo contro la Fiorentina, quello con il punto perso contro il Milan, il punto perso contro il Napoli, anche quello al 90esimo, ma vorrei anche metterci la partita di Torino contro la Juve, dove anche lì, insomma, non meritavamo sicuramente di perdere. Queste sono solo quelle che mi vengono in mente. Quindi benissimo per i tre punti, una grande sofferenza, e adesso andiamo ad analizzare un pochino quello che è successo oggi. Spezia che è partito esattamente come mi aspettavo. Le dichiarazioni pre-partita di mister Gotti non lasciavano spazio ad interpretazioni. Dichiarazioni che, devo essere sincero, io, insomma, ho aperto il canale proprio per essere libero e non avere particolari, insomma, cercare di dire sempre quello che penso. Dichiarazioni che non mi sono piaciute, perché a mio modo di vedere non puoi andare a Verona contro una squadra ultima in campionato, con 5 punti fatti, una vittoria e 2 pareggi, e reduce, se non sbaglio, da 6 sconfitte consecutive da quando, insomma, ha cambiato l'allenatore e quant'altro, e dire che il Verona merita sicuramente punti in più. Un atteggiamento, secondo me, troppo prudente, che a mio modo di vedere la squadra ha recepito. E infatti i primi 35 minuti, dobbiamo dire, sono stati imbarazzanti, perché la squadra aveva una paura clamorosa di tutto, e squadra poco propositiva, reparti slegati uno dall'altro, troppi metri di distanza, non c'erano le distanze, esperimenti secondo me non riusciti. E infatti, poi, se vogliamo dirla tutta, nell'azione poi dove Dragoschi va ad infortunarsi in maniera brutta, ci sono 2 o 3 errori in rapida sequenza di vari giocatori dello Spezia, che lo mettono in difficoltà, lo obbligano ad uscire dall'area di rigore, e poi chiaramente c'è il contrasto con Lasagna. Quindi anche quella situazione, a mio modo di vedere, figlia della paura. Per assurdo, lo Spezia poi si sveglia dopo il fatto successo a Dragoschi, ha una reazione, ha 2 o 3 occasioni finalmente per andare a fine primo tempo in parità, non le sfrutta, contro un Verona che, dobbiamo dire, è molto modesto. Molto modesto Verona, ho visto molto male, che però nel primo tempo ci ha impensierito, ma ci avrebbe impensierito qualsiasi squadra di C senza nessun problema, perché con un atteggiamento del genere ti concedi all'avversario, e quindi c'è poco da dire. A mio modo di vedere è stata preparata così, cioè sostanzialmente una squadra, un atteggiamento più prudente per cercare di arrivare al primo tempo in parità e poi risolverla nel secondo tempo con i cambi di qualità che poi sono entrati, ma adesso ne parleremo. E quindi secondo me è stata preparata proprio così, cosa che non mi è piaciuta, perché lo puoi fare, a mio modo di vedere, contro la Juve, contro l'Inter, contro il Milan, contro queste squadre qui più forti di te, cerchi di portare la partita, diciamo, in equilibrio fino alla fine, e poi cerchi di provare a strappare qualcosa. Ma se vai in casa dell'ultima in classifica, in una crisi clamorosa,
venendo da buone prestazioni, perché lo Spezia stava arrivando finalmente da prestazioni convincenti, dove ha raccolto meno di quello che meritava anche in trasferta, e si era finalmente sbloccata col gol di Maldini a Milano. Quindi insomma, mi aspettavo esattamente come siamo partiti, per i motivi che dicevo, però speravo, ecco, diciamo, di un atteggiamento diverso. Invece c'è stata una regressione profonda, sembrava di essere tornati alle prime trasferte con una squadra timida, impacciata, non di categoria, e quindi insomma mentalmente la scossa la dà suo malgrado Dragoschi. E poi nel secondo tempo il calcio è una cosa semplice, si gioca sicuramente con la tattica, con il cuore, con la corsa, ci sono tanti aspetti nel calcio, l'intensità, tante cose, però si chiama calcio proprio per una cosa, e cioè che bisogna sapere usare i piedi. E nel primo tempo chi sapeva usare i piedi latitava, ecco, diciamo così. Infatti il secondo tempo, con gli ingressi di Verde, finalmente di Burabia, attenzione Burabia, perché tutti hanno detto Verde, ma Burabia oggi è stato determinante. Burabia oggi ha cambiato la partita, si è messo al posto di un Ekdal pessimo, Ekdal, malissimo Ekdal, ma non malissimo, male, Ekdal, male, questo Ekdal, male, poca interdizione, poca qualità, non impostava nulla, male. Entra Burabia, entra Verde, abbiamo insieme a loro Agudelo, con il quale spesso fraseggiano. Chi sa dare del tuo al pallone, e quindi la squadra cambia completamente, in meglio. E finalmente vediamo una squadra più propositiva, passa la paura, si iniziano a creare occasioni, e poi grazie ad uno strepitoso Nzola che ci ha trascinato, dobbiamo dirlo, a questi 13 punti, ci regala una sosta più serena, una sosta che ci dà morale, la prima vittoria in trasferta, la prima volta che segniamo due gol in trasferta, una vittoria in rimonta, soffrendo sul finale, senza prendere gol a differenza da altre partite. Quindi tanti aspetti in una sola partita, ma sono servite le sostituzioni per cambiare una partita che era nata male e stava finendo peggio. Quindi molto bene i subentrati. Primo tempo l'unico che mi è piaciuto è stato Holm, che si prende un giallo in disaccordo con l'arbitro, l'unico che nel primo tempo ci ha messo quel qualcosa in più, il più giovane della squadra. Quindi Holm sempre molto bene. E poi secondo tempo, ripeto, entra Burabia, cambia la partita insieme a Verde, si creano occasioni, gli angoli vengono calciati meglio, c'è più fraseggio, c'è più qualità, c'è più tutto, si ritrovano le distanze nei reparti. Quindi io capisco probabilmente che il mister sia partito più prudente e quant'altro, però oggi abbiamo rischiato seriamente di non fare questi tre punti, e se non l'avessimo fatto sarebbe stato molto 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 preoccupante. Quindi ci prendiamo questa grandissima vittoria, questi tre punti in trasferta che ci riportano, ci rimettono in una posizione un pochino più di tranquillità, più 6 dalla zona retrocessione, ci riattaccano un pochino al trenino, no, con il Lecce a 15 punti e poi Salernitana, Monza e tutte queste altre squadre qui, e quindi bene, perché ci riporta nel trenino di quelle che stanno sopra. Però ripeto, non dobbiamo sottovalutare che questa squadra ha bisogno di innesti, c'è bisogno di un centrocampista, c'è bisogno di un alter ego Arezza, che è un ottimo giocatore, ma per tanti motivi, lo sappiamo, non può finire insomma tutte le partite, perché spesso si infortuna. Abbiamo bisogno di una punta che sappia fare la prima, la seconda punta, e adesso ci sarà da vedere anche il portiere, perché a seconda dei mesi in cui Bartolomei Dragoschi sarà fuori,
bisogna valutare sicuramente qualcosina, vedranno, la società vedrà e vedremo cosa succederà. E quindi niente, ci sarà tanto da fare, però ci facciamo un Natale sereni, che è la cosa più importante. Buona sosta a tutti, buoni mondiali a tutti, anche se non ci siamo. Noi ci vediamo domani per le pagelle, per raccontarci quello che succederà sul canale tra qualche mese. Quindi mi raccomando, state collegati, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e commentate. Ciao ragazzi, forza Spezia.